Volete fare video su YouTube o volete streamare su Twitch? Vi siete informati un pochettino e volete dare un look professionale al vostro prodotto, ecco, e quindi decidete di acquistare una mirrorless per fare casomai belle foto per i vostri video, come immagine di copertina, o avere una qualità encomiabile per quanto riguarda i vostri live streaming. Quindi acquistate cosa? Una Sony Alpha 5100 o una Sony Alpha 6100. E la qualità della macchina in sé non vi dispiace, è molto carina, è piccola, viene riconosciuta subito dal vostro sistema d'acquisizione, ma quando andate a fare qualche foto o registrare qualche video vi rendete conto di un piccolissimo particolare. L'effetto che avete a prodotto finito non è quello che avete visto sul web. Perché? Andiamo a scoprirlo insieme. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto DG. Partiamo col dire che nel 95% dei casi non è la macchina fotografica a fare una bella foto a livello tecnico, è la lente. E con la lente arriviamo a un problema grande che affligge praticamente chi vuole cominciare a fare video oppure chi vuole cominciare a streamare. Che tipo di lente devo utilizzare per la mia mirrorless Sony? Mi concentro sulle mirrorless Sony perché io posseggo mirrorless Sony, io adoro l'ecosistema Sony per quanto riguarda l'autofocus, il parco lenti che c'è al momento sul mercato, quindi non parlerò di altre marche, ma fondamentalmente le regole della fotografia valgono per tutte quante le mirrorless. Innanzitutto, perché questa è una mirrorless e non una reflex? È una mirrorless perché, guardate, non c'è uno specchietto all'interno. Ebbene, il sensore è totalmente nudo. Questo cosa significa? Significa che le lenti possono innanzitutto essere più vicine al sensore, catturare più luce e avere un'immagine più nitida, e secondo, se doveste avere un mirino sul vostro corpo macchina, la 5100 non ce l'ha ma la 6600 che uso ce l'ha, andrà a fungere come lo schermo, il flip up screen che avete dietro la vostra macchina fotografica. Adesso, perché è così importante scegliere la lente giusta per il vostro corpo macchina? Se volete cominciare a streamare e volete casomai riprendervi mentre giocate o comunque volete riprendervi in volto mentre parlate di qualcosa da caricare su YouTube, dovete capire dove mettere la macchina fotografica, decisamente. E esistono lenti di varia lunghezza, di vario millimetraggio, appunto per questo. Il kit lente che esce dalla Sony Alpha 5100 o comunque nella serie 6000 è un 16 mm 50 mm con apertura variabile f3.5 5.6. Che cavolo significano ste cose? L'obiettivo che sto usando adesso è un 17 mm che può essere esteso fino a 70 mm. Vi faccio capire subito che cosa intendo. Questo è 17 mm, questo è 70 mm, ok? Esistono delle regole ben precise per utilizzare una determinata lente in determinati scenari, ma fondamentalmente io posso benissimo riprendermi con una lente da 70 mm mentre gioco ai videogiochi se la macchina che utilizzo è abbastanza lontana da me. Quindi più corto è il millimetraggio, più vicino deve stare a voi la macchina. Più lungo è il millimetraggio, più lontano deve stare da voi la macchina. Prima ho detto un'altra cosa. Il kit lente è un f-stop 3.5 5.6. Perché? Quel numero sta a significare una cosa molto molto interessante. E cioè questo qua. Guardate. Guardate bene. Vedete come la lente si apre e vedete un G al contrario? Questa lente
è un F2, che può essere chiusa fino a F22, credo, se non sbaglio. Avete presente l'effetto di sfocatura di sfondo, l'effetto bokeh, o l'effetto bokeh, che voi lo vogliate chiamare in inglese, la shallow depth of field, la profondità di campo molto molto scarna? Si ottiene quando la lente è molto aperta, quindi fa entrare molta luce, e quando andate a focalizzarvi su un soggetto, la luce in eccesso che entra, diciamo, nella lente, va ad essere rifratta a destra e a sinistra e vi dà un effetto di sfondo sfocato. La lente che sto utilizzando in questo momento è un 17 mm. Vedete che lo sfondo è, diciamo, relativamente sfocato. Se faccio così, la compressione della lente fa sì che il punto di fuoco primario sia il mio viso, ovviamente. Dietro voi riuscite poco a capire cosa ci sia, ecco. Se vado ad allungare ancora di più, così non avete idea di cosa ci sia dietro, vedete solamente delle cose blurrate. Ecco quindi la differenza tra una macchina fotografica di livello professionale o semiprofessionale e una foto fatta col vostro telefono. Il sensore che c'è all'interno della vostra macchina Sony è una PSC. Che cosa significa PSC? Il sensore APS-C è più piccolo di un sensore full frame ed è ancora più piccolo di un sensore medio formato. Per i video è fantastico, va benissimo. Però se volete avere un effetto simile full frame, vi servono delle lenti estremamente veloci. Perché? Vi faccio capire subito cosa intendo. Questo qui è un Sigma 16 mm f1.4 su un sensore APS-C Sony, che quindi ha un formato di crop di 1.5, dovete andare ad aggiungere un 50% in più al millimetraggio. Quindi questo 16 mm, ma del resto come questo qui, che sono questo 17 fondamentalmente, si comporta come un 24 mm su sensore full frame. Questo 17 si comporta come un 25 mm, ma non dovete andare a contare soltanto il millimetraggio, ma anche l'f-stop. Se questo è un f1.4, aggiungiamo la metà a questo 1.4, che è 0,7, si comporterà più o meno come un f2 su full frame. Queste sono lenti estremamente veloci ed estremamente nitide per quello che fanno. Perché? Perché sono lenti prime. La differenza fondamentale è che una lente prime ha un solo millimetraggio, quindi è più grande, c'è vetro di maggiore qualità, non ci sono corpi mobili all'interno. Una lente zoom è più lenta, perché questa qui è una f2.8 al posto di 1.4, ma può fare questo, può fare zoom. Questa è comunque molto molto chiara, questo è un ottimo prodotto da parte di Tamron. In descrizione ci sarà comunque tutto il materiale che ho utilizzato in questo video. Perché utilizzare lenti prime adesso per i vostri streaming? Un attimo, vi faccio vedere. Ok, il video adesso è decisamente sovraesposto. Perché? Perché a parità di settaggi di prima, la lente, essendo una f1.4, quindi molto più aperta, fa entrare più luce. Ma questo permette anche una cosa molto sfiziosa. Guardate lo sfondo come è più sfocato rispetto a prima. È un effetto che, per mettere in risalto il soggetto, è davvero fantastico, vi dà l'idea di professionalità. Questo è un 16 mm, adesso vi faccio vedere qualche altra lente però. Partiamo con il 30 mm. A parità di settaggi, questo qui è sempre un 30 mm f1.4, quindi che entra molta molta più luce. E l'immagine, ovviamente, essendo il millimetraggio più alto, è più stretta. Quindi io al momento ho la macchina tipo a 50 centimetri dal mio viso. Dovrebbe stare almeno a 1,5 metri di distanza per potermi prendere come mi prende un 16 mm o un 17 mm. Ma adesso vi faccio vedere un'altra lente molto interessante. Questo qui è un 56 mm. È una lente fantastica per fare ritratti, perché guardate, lo sfondo dietro non c'è. Cioè non si capisce cosa ci sia dietro di me. Ed è una lente che io uso parecchio quando voglio fare foto appunto di ritrattistica. Se volete streamare con questa lente o comunque fare video con questa lente, dovreste tenere la macchina penso almeno a 3 metri di distanza affinché vi prenda tutto il corpo o comunque a mezzo busto come faceva prima un 16 mm o un 17 mm. Ovviamente il video è sovraesposto perché questo è un f1.4, quindi fa entrare molta più luce, ma adesso vi faccio vedere una lente
grandangolare, molto molto interessante. Questa qui è un 12 mm. Il 12 mm, essendo una lente grandangolare che su full frame è un 12 mm, ma qui è tipo un 18 mm, comincia ad essere grandangolare a dire il vero, permette che il soggetto sia decisamente vicino e che si prenda una porzione molto più ampia di immagine rispetto anche a un 16 mm. Infatti voi riuscite a vedere questo case di PC, cioè scusatemi, quest'altro, che prima non riuscivate a vedere con un 16 mm. Questa è una F2. Che cosa significa? Significa soltanto che entra meno luce di un F1.4, entra più luce di un F2.8 e che se mi avvicinassi e mettessi a fuoco, perché qui non c'è la messa a fuoco automatica, c'è quella manuale, se mi mettessi qui a fuoco l'effetto di sfondo, di sfocatura di sfondo, sarebbe comunque molto molto carino da vedere. Devo farci più video con sta lente perché... tanta tanta roba, davvero. Siamo tornati al 17 mm che può essere zoomato fino a 70 mm. Direte voi, una lente così potrebbe essere una lente tuttofare, cioè una lente che vi permette di avere flessibilità, ed è così. È così effettivamente, ma noi stiamo parlando di streaming e video, non stiamo parlando di fotografia. Per la fotografia una lente di queste è praticamente una manna dal cielo, anche per un sensore APS-C, soprattutto poi utilizzato con una macchina Sony che ha un autofocus fantastico, perché io al momento sto utilizzando il fuoco automatico sull'occhio. Voi vedete a fuoco il mio occhio, posso avvicinarmi fino a qua. Guardate praticamente l'immagine, è nitida come poche, perché è a fuoco proprio sull'occhio. Beh, nulla, semplicemente bisogna pensare allo spazio che si utilizza quando si fa un video o quando si fa uno streaming e si utilizza una mirrorless, e di conseguenza regolarsi sull'acquisto di una delle lenti casomai che vi ho fatto vedere, perché queste qui sono davvero tra le lenti migliori che potete trovare per quanto riguarda una PSC Sony. Tutti i prodotti saranno in descrizione. Se volete acquistarli ci sono i link affiliato che sostengono il canale. Se volete farmi delle domande riguardo a come io streammi con una Sony Alpha 6600 o con una Sony Alpha 5100, in descrizione c'è il link al mio canale Viola, potete venirmi a trovare tranquillamente e dire ehi ciao, ho guardato il tuo video. In descrizione c'è comunque tutta la strumentazione che io utilizzo per i video. Fatemi delle domande, dubbi, perplessità, incertezze. Spero che il video vi sia stato utile. Se volete cominciare a streamare o registrare video con attrezzatura di questo tipo, sono contento per voi innanzitutto. E secondo, beh, fatemi delle domande se posso esservi d'aiuto. Ecco, soltanto questo qui. Ricordate di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. E nulla, che dire, ci vediamo alla prossima. Sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.